Ciao a tutti e benvenuti nella cucina di Ricette che Passione. Oggi insieme prepariamo la pasta choux au bignè con 250 g di acqua, 180 g di farina, 100 g di burro, un pizzico di sale, 4 o 5 uova. Mettiamo in un pentolino 250 g di acqua, aggiungiamo un pizzico di sale, 100 g di burro e portiamo a bollore fino a far sciogliere completamente il burro. Mi raccomando, non lasciate bollire l'acqua oltre il punto di ebollizione. A questo punto spegniamo il fuoco e versiamo tutto ad una volta la farina, 180 g di farina 00. Mescoliamo a fuoco spento fino ad incorporare tutta la farina e ad ottenere una massa senza grumi. Accendiamo il fuoco e mescolando cuociamo un paio di minuti. Versiamo il nostro composto in una ciotola, lo allarghiamo per farlo raffreddare più velocemente. Mescoliamo e allarghiamo l'impasto nella ciotola, così raffredda prima. Quando l'impasto sarà tiepido o anche freddo, andiamo a completare la preparazione, aggiungendo un uovo per volta. Incorporiamo il primo uovo lavorando con un mestolo di legno o, se volete, con planetaria col gancio a foglia. Quando abbiamo incorporato il primo uovo, andiamo ad aggiungere il secondo. Proseguiamo così fino ad aggiungere 4 uova. Se vedete che il composto risulta ancora duro, aggiungiamo ancora un po' d'uovo. Questa volta lo apriamo nella ciotola, lo sbattiamo e ne aggiungiamo un cucchiaio per volta, fino ad ottenere la consistenza desiderata, quella di un impasto morbido, leggermente lucido, non troppo opaco. Trasferiamo il composto in una sac à poche e lo lasciamo lì fino al momento di andare a cuocere la nostra pasta choux. Diamo forma ai nostri dolci desiderati, bignè o zeppole o quello che preferite. Cuociamo in forno caldo a 220 gradi per circa 15-20 minuti. Poi scendiamo la temperatura a 200 gradi e proseguiamo per altri 10-15 minuti. Poi abbassiamo ancora a 180 gradi, 160 a seconda del vostro forno. Aprite lo sportello a spiffero e cuocete ancora per altri 10 minuti. Lasciamo raffreddare in forno con lo sportello chiuso. Quando saranno raffreddati li potremo farcire. E per oggi è tutto, a presto da Ornella, Ricette che Passione!